Buon giovedì amici e ben ritrovati, parte adesso una nuova puntata di Estate in Appennino. Oggi vi portiamo alla scoperta del caseificio della cooperativa casearia San Lorenzo di Prignano, un'azienda giovanissima, 14 soci, il più giovane ha 18 anni, il più anziano 50, anziano per modo di dire, coesa e coraggiosa, capace di coniugare un'alta qualità del prodotto col rispetto dell'ambiente e col presidio del territorio. Ce ne parla nel prossimo servizio Fabio Panciroli. Una storia fatta di lavoro, innovazione, ma soprattutto tanta passione. Sull'Appennino modenese a Prignano sulla Secchia, la cooperativa casearia San Lorenzo da oltre mezzo secolo produce quel formaggio che tutto il mondo ci invidia e tenta, senza riuscirci, di imitare il parmigiano reggiano. Abbiamo visto arrivare il camion, la botte con il latte, dopodiché cosa succede? Il latte viene mandato in questa cisterna superiore e viene, diciamo, alla sera viene scaricato circa nelle 8:30 e verso mezzanotte, le 11:30 circa, il latte fa un primo step, comincia a scendere in questa cisterna inferiore. Tramite questo densimetro viene calcolata la densità del latte, cioè alla mattina in 3-4 step il casaro si trova il latte diviso tra il latte che andrà a finire nelle caldaie che serve per la trasformazione del parmigiano e la panna. Viene separato. La panna viene mandata in automatico dentro a quei due contenitori frigo che troviamo qua in fondo e ogni due giorni passa la ditta autorizzata che trasforma la panna poi nel burro, viene caricata e loro la portano nei suoi stabilimenti. Diciamo che la panna rimane in questi silos frigo per un paio di giorni? Sì, un giorno sì, un giorno no, viene tolto. Mentre invece il latte finisce in caldaia e qua facciamo parlare il casaio. Come avviene la lavorazione del latte? Allora, diciamo che i macchinari moderni ci aiutano molto nel processo di lavorazione e quant'altro, però diciamo che la lavorazione in sé è rimasta la classica, la tradizionale, quindi come si è sempre fatta. I macchinari aiutano a tenere monitorato svariati parametri e ti danno una grossa mano a livello di fatica fisica, ecco, quello sì. Però la lavorazione, diciamo, è rimasta la solita, la tradizionale che si è sempre fatta, praticamente un parmigiano tradizionale come 100 anni fa si può dire ancora. Ecco, spiegaci un po' come funziona. Allora, arriva il latte, poi? Arriva il latte della sera che viene messo all'interno degli affioratori. Dopo, tramite una pompa in automatico, viene distribuito il latte dentro le caldaie, il latte della sera. Poi il latte della mattina, invece, viene distribuito con lo scarico del latte dai camion direttamente in caldaia. Arrivati a un quantitativo più o meno di 10 quintali e mezzo, grosso modo, si mette il siero innesto, si scalda, si mette il siero, poi si mette il caglio, che è la sostanza che fa coagulare il latte, dopodiché parte, come si può vedere lì in quell'immagine, la rottura della cagliata, la sfinatura, il formaggio viene tutto tagliuzzato per farlo diventare più o meno a una granulosità, più o meno così come un chicco di riso. Dopodiché si parte con la cottura, che è il procedimento, diciamo, che dove è il casaro ci mette proprio le mani, nel senso deve eseguire un certo tipo di procedimento per far sì che il formaggio venga nel migliore dei modi. Una cottura che dura quanto? Ma la cottura, grosso modo, ci mettiamo 8 minuti. Se partiamo dal momento in cui viene in caglio, praticamente da quando mettiamo il caglio a quando abbiamo finito di cuocere, passano più o meno 17-18 minuti, grosso modo, il totale. Dopodiché niente, si aspetta un'ora di giacenza che praticamente il formaggio si va a depositare nel fondo della caldaia, così diventa praticamente una massa unica e tutti questi granelli si vanno a depositare sul fondo della caldaia e creano un'unica massa che equivale a dire poi due forme, perché noi una volta che le impicchiamo, diciamo le leghiamo ai bastoni, viene tagliata a metà e diventano due forme da questa caldaia qua praticamente. Ripercorriamo un po' la storia del caseificio San Lorenzo, un caseificio nato addirittura negli anni 60. Il caseificio San Lorenzo è nato circa negli anni 60. E all'epoca
Il caseificio era molto piccolo, diciamo, c'erano delle stalle con pochi animali, facevano circa 4-5 forme al giorno. Oggi ci troviamo con una trasformazione di 65-64 forme al giorno. E da allora, in questi anni, ci sono state molte, diciamo, cambiamenti in questo caseificio. Cioè, negli anni 2000 c'è stata una fusione con un caseificio qua vicino e lì è aumentata la produzione. Dai 5-6 forme si è passato a una quindicina di forme, 20 forme, e così seguendo. Alla ristrutturazione più importante, che l'abbiamo fatta alla fine del 2019, che abbiamo fatto un investimento di 3 milioni e mezzo di euro. Il caseificio San Lorenzo, all'inizio degli anni 2000, era composto da 25 soci e si lavorava 35.000 quintali di latte. Oggi siamo a 140.000 quintali di latte in lavorazione, composto da 14 soci. Ecco, qua ci troviamo all'interno del magazzino, si parlava di 3, 4, 5 forme negli anni 60 al giorno. Questo magazzino quante forme può ospitare? Questo magazzino può ospitare 8.500 forme e in più abbiamo anche preso in affitto un altro magazzino qua vicino a noi che ne contiene altre 11.000. Perché voi avete due tipi di lavorazione, una tradizionale e una biologica? Sì, come potete vedere noi abbiamo 4 aziende biologiche che produciamo circa 20-22 forme al giorno di formaggio biologico. Caseificio San Lorenzo, una cooperativa dinamica composta da giovani che è arrivata proprio anche per questo probabilmente ad ottenere diversi riconoscimenti, soprattutto negli ultimi anni. Sì, in effetti quello che ci ha dato la forza per fare questo enorme investimento è l'età media che abbiamo in questo caseificio, perché il caseificio è composto da 14 soci e l'età media siamo sui 42-43 anni, possiamo dire che siamo soddisfatti di questa età, quindi ci ha dato la forza per fare l'investimento. E vi è stato anche riconosciuto con dei riconoscimenti, soprattutto negli ultimi anni, anche prestigiosi. Sì, abbiamo avuto, diciamo, un ritorno economico anche da parte della comunità europea. Abbiamo fatto questa filiera con terre di montagna e qualcosa siamo riusciti a portare a casa. Ma anche premi come ad esempio l'ultimo Palio di Casina. Sì, abbiamo vinto il primo premio al Palio di Casina come il miglior formaggio della provincia di Modena. Parla tanto di crisi energetica, di approvvigionamento del gas. Voi siete uno dei pochi caseifici in Italia che utilizza il GNL, il gas liquefatto. Sì, come vedete noi siamo stati uno dei pochi caseifici che abbiamo preso questa scelta di scegliere il GNL, perché crediamo, diciamo, nel futuro e crediamo che sia una delle energie innovative che a lungo andare ci dia dei buoni risultati. Ecco, con questo cosa fate andare? Con questo noi facciamo andare le macchine a vapore che vengono utilizzate per cuocere la cagliata che dopo si trasforma in parmigiano reggiano. Elisa, qua ci troviamo all'interno dello spazio che serve a tutta la comunità, insomma, cosa vendete? Ovviamente il nostro parmigiano reggiano in varie stagionature, dalla più fresca allo stravecchio, diciamo, e oltre a una selezione di formaggi della zona, prodotti del territorio. Dai salumi alle confetture. Esatto, passando ai biscotti, marmellate, sì. Cerchiamo di tenere tutti i prodotti caratteristici delle nostre zone, insomma. E chi vi volesse raggiungere siete e a che ora? Siamo in via Torre 409 e a Prignano sulla Secchia. Siamo aperti tutte le mattine da lunedì alla domenica dalle 9 alla mezza e il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 4 alle 7. Oltre allo spazio fisico c'è anche uno shop online pronto a partire. Sì, comunque spediamo in tutta Italia, in tutta Europa, senza nessun problema, quindi se volete contattarci abbiamo comunque la pagina Facebook, Cooperativa San Lorenzo, dove possiamo ricevere direttamente gli ordini e tramite il numero WhatsApp o comunque contattandoci alla nostra mail.
Tra i punti di interesse del nostro programma c'è sicuramente l'economia montana. Continuiamo a parlarne e lo facciamo andando a Frassinoro a visitare la Trenton S.P.A. Il know-how, l'esperienza e la tecnologia di Trenton si traducono in un prodotto altamente sofisticato e che le ha permesso di diventare un'azienda manifatturiera di prim'ordine nel servizio. Una moderna società per azioni che opera nel settore della meccanica da oltre 20 anni, specializzata nella produzione e assemblaggio di componenti meccanici, principalmente nel settore delle macchine agricole e del movimento terra, un vero e proprio fiore all'occhiello del nostro Appennino nelle aziende di Frassinoro e di Fanano. Un 2022 che rappresenta un anno importantissimo per Trenton. I telespettatori di Estate in Appennino ricorderanno il 1° di maggio abbiamo partecipato al 20° compleanno, ma non si è rimasti con le mani in mano, insomma è stata un'estate di lavoro. È stata un'estate di lavoro, è stata una bella festa, ce la meritavamo e ci ha dato un pochino il turbo per affrontare l'ultima parte dell'anno, che è un'ultima parte piuttosto impegnativa, sia per un po' quello che sta succedendo proprio sui mercati, che insomma è abbastanza di dominio pubblico, la difficoltà del reperimento delle materie prime piuttosto che i rincari che ci sono stati. Alcuni pensano che avendo montato un impianto fotovoltaico i problemi non esistano, in realtà i problemi esistono ancora, anche perché comunque erano tarati su dei consumi che attualmente non sono più gli stessi, quindi c'è ancora molto da fare. Con questo non rinnego assolutamente sia l'intervento fatto a Frassinoro per quanto riguarda il fotovoltaico, né tantomeno la metanizzazione dell'impianto dello stabilimento di Fanano, che rispettano anche le norme etiche sia della certificazione 14001, ma i valori che sono all'interno dell'azienda, perché comunque noi siamo in montagna, in un parco naturale meraviglioso che è quello del Frignano, quindi comunque l'attenzione al territorio, pur essendo un'azienda metalmeccanica, e di conseguenza la nostra presenza si fa sentire, come anche quello dei colleghi che hanno altre aziende metalmeccaniche o di ceramica, si fa sentire, ma si cerca di impattare il meno possibile. Dall'altra parte stiamo rinnovando la certificazione ATF, che è una certificazione piuttosto significativa per il nostro settore, anche perché riguarda anche il mondo automotive, e non sono tantissime le aziende che ce l'hanno, noi l'abbiamo già da diversi anni, quest'anno è il rinnovo, quindi verremo nuovamente riesaminati da cima a fondo. Fatto quello, ci cimenteremo, e anche questo è un progetto che occuperà un anno e mezzo, nell'affrontare magari o cominciare a socializzare con un'altra certificazione che è impresa etica. Perché uno dei valori aggiunti di Trenton è saper coniugare il lavoro sul nostro Appennino, che non è una cosa semplice, proprio a questi valori etici che passano attraverso certificazioni, ma anche all'attenzione all'ambiente, all'attenzione al territorio in cui si vive e si lavora. Sì, cerchiamo di essere molto attenti al territorio, anche perché la maggioranza delle persone che lavorano in Trenton vivono il territorio, quindi non sono dei trasfertisti, quindi hanno insita in loro l'amore per la loro comunità, l'amore per le loro montagne. Io l'ho imparato negli anni, perché io non sono originaria montanara, ma ho imparato ad amare il Cusna piuttosto che entrambi i versanti del Cimone, e quindi sì, è molto importante. In più la cosa bella, avendo aziende in montagna, è appunto l'alta partecipazione delle persone che sono coinvolte anche nella comunità, anche se nell'ultimo anno abbiamo avuto difficoltà a trovare personale, formato o non formato, la difficoltà era uguale. Di conseguenza abbiamo fatto il primo corso professionalizzante, che è stato un lavoraccio organizzato, è stato un lavoraccio, ma abbiamo, il comune è stato gentilissimo, disponibilissimo, poi abbiamo avuto altri partner e l'abbiamo terminato con l'aula piena, e a settembre entrerà l'ultima ragazza che ha superato brillantemente il corso e inizierà il suo lavoro. Le altre due persone sono già state inserite, manca soltanto lei, le abbiamo diluiti per garantirle comunque il massimo dell'assistenza, della formazione. Sono certa che comunque sarà un bel inverno. Anche perché notizia degli ultimi giorni è l'apertura di una nuova posizione invece nello stabilimento di Fanano. Sì, esatto. Ovviamente noi siamo sempre alla ricerca di personale, un po' per tutti gli incarichi, vale a dire dall'operatore macchina, che è veramente fondamentale in un'azienda metalmeccanica, sul serio è veramente fondamentale,
La figura dell'operaio, come si diceva una volta, che è sempre stata molto bistrattata, in realtà è il primo tassello di un'azienda manifatturiera. E fino ad arrivare ai colletti bianchi, a quelli che venivano definiti colletti bianchi, adesso vengono più definiti prima linea. E stiamo cercando nel reparto qualità di Fanano, assolutamente, anche una persona da formare, con magari anche soltanto un'esperienza relativa, comunque abbiamo la possibilità di formarla internamente. Entrando nel dettaglio invece col direttore di produzione, parliamo di produzione, parliamo di logistica, parliamo di come si sta muovendo Trenton nei mercati internazionali. Ormai per poter dare un livello di servizio importante al cliente, che è la cosa fondamentale per poter mantenere una certa relazione, è necessario mantenere un certo livello di innovazione tecnologica all'interno dell'azienda, una buona presenza di manodopera specializzata che, dove operiamo noi con Trenton, quali Fanano e Frassinoro, è fondamentale una formazione attenta, una formazione continua e un giusto equilibrio con le automazioni che devono essere inserite anche per un sufficiente contenimento dei costi che ci serve per poter rimanere sul mercato. Anche perché l'innovazione di processo a questo punto diventa determinante. Fondamentale, perché la complessità dei componenti che noi produciamo è sempre più alta e per poter garantire continuità nella qualità, continuità nella produzione, le macchine, gli impianti, le automazioni, i sistemi di controllo devono essere di pari passo. Poi c'è il discorso logistica, perché poi possiamo raccontarla finché vogliamo, ma lavorare in Appennino e guardare a tutto il mondo non è semplicissimo. Assolutamente, anche perché la logistica si collega al livello di servizio. Oramai il cliente cerca partner che con il fornitore risolve problemi attraverso puntualità, attraverso magazzini bassi, perché il magazzino, come sappiamo, è un costo, e soprattutto attraverso una flessibilità, una reazione che accompagna il team alla risoluzione dei problemi che ormai sono legati alla logistica tutti i giorni. Siamo giunti anche alla terza e ultima puntata del mini trekking in compagnia di Fabrizio Carponi di Idea Natura, un percorso che ci ha portato a scoprire luoghi nascosti fra comuni del Prignano, Lama, Polinago e Palagano. Vediamo nel servizio. Vediamo il benvenuto ai nostri amici di Estate in Appennino. Sono qui con Fabrizio Carponi. La vista è spettacolare. Questa è l'ultima puntata dedicata al mini trek dei Cavallari. È un trek che in realtà si fa in due giorni, ma noi abbiamo voluto suddividere in più tempo. Se volete rivedere le altre puntate, ovviamente, se ve le siete perse, le trovate su YouTube. Qui, Fabrizio, siamo arrivati da Parco Santa Giulia e siamo esattamente su Monte San Martino, giusto? Esatto, questo è il punto più alto del trek, del percorso. Noi abbiamo fatto sosta all'azienda agricola Luciniera, che è anche un agricampeggio, in realtà diciamo che è un test perché lo sarà ufficialmente dal 2023, ma noi abbiamo testato il percorso già e l'accoglienza anche già adesso. Quindi vi dicevo, il punto più in alto, lo spettacolo è incredibile perché la montagna, la prima vera montagna, diciamo, che si incontra anche salendo dalla pianura, 1150 sul livello del mare, e intorno a noi uno spettacolo a 360 gradi, stupendo, dalle colline della già collina bolognese, il Corno alle Scale, il Cimone, il Cusna, fino alle montagne dell'Appennino Parmense. Quindi uno spettacolo incredibile, quindi un aspetto paesaggistico molto importante, ma questo luogo ha anche un'importanza storica, archeologica, perché è un sito
è un campo coltivato, quindi in realtà non si vede niente come la maggior parte dei siti archeologici, ma immaginate che qua c'era un piccolo accampamento in epoca preistorica. Torniamo all'epoca più o meno delle terramare, del luogo di culto della spada di Santa Giulia, quindi tarda età del bronzo. Qua c'era un accampamento con un paio di capanne, probabilmente di cacciatori, forse solo estivo, non lo sappiamo se in realtà stavano d'inverno anche qua, probabilmente poi riscendevano a valle. Comunque chiaramente questo era un avamposto molto importante, quindi sono stati trovati una serie di reperti, anche dell'età del ferro, perché è stato trovato il materiale delle ceramiche etrusche. Quindi chiaro che questo luogo, perché poi come potete vedere è praticamente un piccolo altopiano, quindi siamo sulla cima della montagna, ma in realtà è pianeggiante, quindi è anche l'ideale dove accamparsi già da allora. Ecco, noi poi adesso riscendiamo dal monte, proseguiamo sul crinale che separa la valle del Rossenna dalla valle del Dragone e andiamo verso un altro luogo storico molto importante, anche se ormai poco conosciuto perché è poi anche un'abitazione privata, che è l'antica rocca di Rancidoro, che è la capitale del feudo di epoca estensa del 1400 di questi territori del feudo, diciamo che comprendeva anche buona parte della Valle del Dragone. Siamo a Rancidoro in comune di Lama Mocogno, quindi continuiamo a cambiare comune e territorio, ma la cosa importante è che siamo sullo spartiacque di queste valli molto belle, molto verdi, come possiamo vedere, con un sacco di insediamenti ancora agricoli, ma comunque che hanno un aspetto paesaggistico e naturalistico importante. Da Lucciniera a qui ci abbiamo messo più o meno un'oretta. Verso Rancidoro invece? A Rancidoro ci metteremo un pochino meno, 40-45 minuti, siamo alla Rocca di Rancidoro, dobbiamo fare una piccola deviazione, ma di circa di meno di un chilometro dal percorso della Via dei Cavallari, quindi dal crinale andremo chiaramente rispetto al nostro cammino a sinistra, quindi ci sposteremo, scenderemo nella Valle del Rossenna per pochi centinaia di metri per vedere appunto quello che rimane della rocca, lo vedremo dall'esterno perché adesso è un'abitazione privata, ma il luogo dà sempre molto bene l'idea dell'avamposto militare. Da che parte andiamo? Da questa parte, risaliamo ancora, andiamo verso sud, ma stiamo risalendo le valli. Andiamo? Prego. Allora si esaurisce qui il nostro mini trek sulla Via dei Cavallari. Siamo arrivati, perché abbiamo fame, dove siamo arrivati? Siamo arrivati alla Locanda Cialamina, che è il nostro punto d'arrivo. La locanda è proprio di fianco alla Via dei Cavallari e quindi qua termina il nostro mini trek. Però ricordiamo che Idea Natura fa questo trek appositamente per chi volesse partecipare, quindi se anche l'avete seguito da casa, vi siete incuriositi, ne avete visto solo un pezzo o lo volete, ne avete fatto solo un pezzo e lo volete completare, loro il 10 e l'11 settembre lo fanno appositamente per voi, ma lo rifanno anche il 30 aprile e il 1 maggio. Esatto, dell'anno prossimo, l'abbiamo già messo in calendario, così abbiamo una versione autunnale, semi-autunnale, diciamo di fine estate, è una invece di primavera, anche perché i colori e i paesaggi cambiano molto, perché chiaramente quello che voi avete visto è solo una piccola parte di ciò che si può percepire e vedere camminando. Assolutamente da fare, secondo me, in entrambi i periodi. E per quanto riguarda invece i telespettatori che ci seguono da casa, noi ci rivediamo la prossima puntata. Avis vi ricorda che anche in estate c'è bisogno di sangue e di plasma e vi chiediamo di continuare a donare, sempre in tutta sicurezza. Rivolgetevi alla vostra Avis, ce n'è una in ogni comune, e programmate la vostra donazione prima di partire. E se avete un po' di tempo da donare, diventate volontari Avis. C'è sempre tanto da fare e Avis ha bisogno del vostro entusiasmo e delle vostre competenze. Ricordatevi che donare è partecipare, l'unico sport in cui vince la vita.
Siamo quindi giunti al termine anche di questa puntata di Estate in Appennino. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani. Mi raccomando, non perdete la nuova puntata e soprattutto venite a visitare i nostri canali social che trovate qua e vi aspettano sempre comunque. A domani, ciao!